Voci Mediaset, si Deveci Udere Mirta Merlino, Cam Faxiamo. La giornalista et ex volto di la tujugia pronta a partire. Dagospia susura ce ai piani alti di colocno monzese si desce. Voci dici usura anticipata circolano a proposito di pomeriggio cinque a guida Mirta Merlino. Allen siare l'indiscrezione e dagospia ce spifera ce ci sarebbero dei sussuri nei corridoi Mediaset ce recitano così, cam facciamo a ci udere il programma. Il portale diretto da Roberto De Agostino spiga poi ce le principali difficoltà sono, leget ai contratti gia firmati con gli inserzionisti pubblicitari. Dagospia non agiunge i motivi di tali presunte voci. Probabil ce posano, casomai circolino realmente, essere leget agli ascolti non entusiasmanti del talk show ce perde sempre contro il competitor di Rai Uno, vale a dire la vita indiretta. A onor del vero ance lo scorso anno Alberto Matano ha trionfato costantemente su Barbata d'Urso. C'è però da dire che la Merlino è stata arruolata, almeno per evaluare, Barbarella. Nelle aspettative più rosi per fare meglio di lei. E invece la nuova versione di Pomeriggio 5 stenta a decoler. La prima parte della transmission oscilla tra il 17/18% di share, la seconda scende drasticamente intorno al 12/14%. E c'è un motivo sulla prima parte fa meglio, canale 5, rispetto allo scorso anno, ha anticipato la messa in onda di Ben Mezzora, dalle pukul 17.25 alle pukul 16.55, così da avere un vantaggio sulla vita in diretta c'è comincia 10 minuti dopo e così da poter sfruttare l'ottimo traino della fiction La Promessa. Insomma, a Mirta Merlino è stato appareciato tutto alla perfezione per darle un vantaggio, e infatti la d'Urso ha sbuffato, visto che nelle ultime stagioni con lei al comando non c'è stata tutta questa premura da parte dei vertici del Bisciwan. E per i risultati, seppur non disastrosi, sono sufficienti, ma non certo eccellenti. Il timore e ceci sia un calo da allarme rosso. Non è però nemmeno da escludere ce invece, pian piano, l'ex volto di la tuju sapia fidelizera altro pubblico. Sarano i risultati dei prossimi mesi a influenzera i piani alti di colocno monzese. Saldissimo invece Alberto Matano alla vita indiretta. In questo caso la Rai ha il problema opposto, ossia c'è il mezzobusto non si stufi di timonare il tol. C'è ci desce sia desideroso di affrontare un'esperienza in prima serata.